confusions on the ground. Good men through the ages try to find a sound. And I wonder, still I wonder, who stopped the rain. I'm simply mad.
così stipati questa sera, onestamente non ci speravamo, però veramente ci fa molto piacere. Allora, come molti di voi sapranno, ma lo diciamo per i pochi che non lo sanno, l'anno scorso ricorreva purtroppo il ventennale della morte del nostro amico Marco Costantini. L'anno scorso sono usciti degli articoli sulle testate su cui lui aveva lavorato e chiaramente ci piaceva, l'idea giusta era quella di ricordarlo attraverso la sua musica. Giornalista sì, ma la sua principale passione è chiaramente la musica. Noi ci siamo conosciuti al liceo, io e Rolando e Marco in prima superiore, e diciamo che questo è stato subito il punto di contatto, dalla collezione dei dischi poco dopo ai primissimi esperimenti musicali, per cui il fatto di suonare e soprattutto di comporre delle cose nostre sin da giovanissimi, da ragazzini, ovviamente le prime cose erano ignobili, inascoltabili praticamente, poi le cose un po' si spera siano migliorate, insomma. Volevamo ripristinare questo ricordo di Marco attraverso appunto le sue canzoni. Allora, tenteremo in qualche maniera di fare una cosa cronologica. Partiamo proprio dagli inizi. Ci sarà quindi il primo periodo, la nostra band si chiamava Downtown Saints, e poi ci sarà un periodo Roulette, che è stato quello intermedio, e alla fine gli anni in parte. Per cui partiamo noi in versione insieme acustica, anzi no, proprio acustica al 100%, con quello che sarebbe il periodo Downtown Saints, quindi ancora minorenni. Quello che siamo tu sostanzialmente minorati. Ancora nello spirito, minorati. Sono i sedicenni di sempre, chiaramente, e poi vedremo un po' cose magari leggermente più maturate. Ok, la prossima canzone si chiama Changes. Anche se noi abbiamo cambiato niente, mi sa. No, i cambiamenti non sono riusciti, ovviamente. Qualcuno ci ha provato, ma non ce l'ha fatta. Ora abbiamo una canzone che ci canterà ancora il nostro amato tastierista. Grazie. E parla di una strana situazione, una di quelle volte quando ti alzi la mattina, ti guardi allo specchio e non ti riconosci e non ti piaci come sei e vorresti cambiare i tuoi capelli, la tua faccia, i tuoi vestiti e anche la tua macchina. Però l'importante, almeno secondo noi, secondo me, e non cambiare mai il proprio cuore. You say everything's been burned down and you will always soon be there. You say what you've done is reason of death. Changes, do you really need them? Changes, change your mind.
noi saremo nati in camera da letto, beh, come molti di norma, specifica, in camera da letto. Specifica. No, perché siamo il gruppo da camera. Voglio dire, quando uno è all'inizio, di norma si trova nella casa di qualcuno. Nel nostro caso c'era un pianoforte verticale, una chitarra elettrica di seconda mano, acustica, e una chitarra di quinta mano. E evidentemente a casa mia, nel mio condominio, c'era gente molto tollerante, perché col casino che facevamo settimanalmente... Stai dimenticando un altro strumento. Un altro aneddoto, Raul Giuffredi. Sì, perché c'è anche un altro nostro amico che ricordiamo stasera, che è Raul, che ha condiviso con noi i primissimi momenti, purtroppo anche lui ci ha lasciato ormai parecchi anni fa, per cui la serata è anche dedicata a lui, Raul Giuffredi. Fra Michele, per chi l'avesse conosciuto naturalmente una volta presi i voti. Ebbene, insomma, si provava in questa casa con il dottor Bassi, il dentista di Piazza Lodi, che evidentemente tra una cara e l'altra dovevano soffrire ulteriormente per causa nostra. Primo nome Volvox, che derivava da una cellula, se non sbaglio, sì, una cosa di biologia. Ecco. E poi, poche volte, insomma, siamo cambiati, siamo diventati Downtown Saints, perché c'era questa passione per Springsteen, di cui qualcuno avrà, immagino, sentito nominare qualche volta. Ecco, lui e Marco Costantini sono andati fuori di testa per questo signore del New Jersey a un certo punto, e c'era questa canzone It's Hard to be a Saint in the City, da qui il nome Downtown Saints, questi santi del centro, quindi fighetti, che fanno evidentemente delle belle combre. Anche se in realtà il primo nome che abbiamo avuto come uscita è stato Asbury Hall, che pure ha a che fare con Springsteen, da qui immagino il primo album di Bruce, suppongo. Perché il nostro batterista pensava che ci chiamassimo così. Lui aveva scritto sul polistirolo Asbury Hall, perché ci sentivamo un po'... volendo chiamare così la stanza dove provavamo. Esatto, un garage infimo. Siamo arrivati così a Asbury Hall, al primo concerto vero e proprio Portamosa nell'84. Per me è stata l'emozione... non so, io sentivo veramente il cuore a mille, perché sai, sei per la prima volta davanti a un pubblico, però dove canti le tue cose, no? Non era come il saggio della scuola Monteverdi che io frequentavo, una cosa diversa. E oggi come? Ancora. Per cui speriamo di fare chiaramente una figura migliore. Allora, salutiamo quindi Moreno, il nostro batterista dell'epoca. Non so se c'è stasera Jerry, che era stato il bassista nostro per la prima volta, comunque Stefano Giragno, anche lui, un saluto. E andiamo ad affrontare in questo caso però il periodo successivo. Esatto. Perché per un certo punto... ci siamo evoluti, esatto, un pochino. Marco si è appassionato moltissimo anche a Massimo Bugola, che già aveva partecipato a grandi album come Fabrizio De André. Per cui c'è stato un periodo italiano dei Downtown Saints. Esatto. E la prima canzone scritta interamente da Marco, perché fino ad allora lui partecipava con stesura dei testi, le musiche, sì, di dobbiamo solito... ricordare, Marco ha avuto una sua produzione, perché all'inizio non faceva, suonava solo la chitarra, sì. Poi pian piano ha iniziato a dedicarsi ai testi. E per cui capite che siete davanti a due grandi compositori. Esattamente. Infatti le musiche le facevamo io e Stefano. Poi Marco ha iniziato anche lui a fare dei pezzi musicali oltre che i testi, e questa canzone che presentiamo adesso rappresenta questa chicca, la prima canzone che Marco ha composto interamente, sia musica che testo, ed è una canzone italiana. E si chiama La Promessa. Silenzio, una preghiera.
scappare. Tua madre chiama alla finestra, tu non andare in amore, resta con me. Stasera noi siamo a supporto, speriamo almeno, dell'Associazione Oncologica Medea. Marco, come saprete, è morto purtroppo di una forma tumorale. Medea è un'associazione oncologica. Se volete potete fare un'offerta. Noi abbiamo una serie di CD, l'album The Sun at Midnight, che Marco ha realizzato negli anni 90, metà anni 90, con gli Halloween Party, che tra poco saranno con noi per la seconda parte di questa serata. Per un'offerta minima di 5 euro, insomma, potete fare, avete i CD, fate un'offerta Medea. Laggiù c'è la signora Fulvia, che salutiamo, eccola. Andate con i 5 euro e potete acquistare questo disco. C'è dentro tutta la sera. Chiaramente sono accette anche altre offerte, ovvio, però insomma, rimaniamo alla vostra generosità, ovviamente. Rimaniamo anche in italiano. Sì, rimaniamo in italiano. La canzone che abbiamo appena fatto, tra l'altro, vedeva una formazione evoluta rispetto a quello, certo, che ho accennato prima. Infatti, non possiamo dimenticare la nostra grandissima bassista. Kelly Cauzzi, che è qui, nell'ombra. Fantastica, bella come sempre. Esatto, la sera non passa il tempo. Esatto. Oggi balla anche il flamenco, per cui è passata da bassista a ballerina, per cui insomma è rimasta nell'ambito artistico, fortunatamente. Per cui andiamo con questa canzone che parla tra l'altro di una ragazza. Eravamo indecisi se suonarla, non sappiamo se lei sia qui, non l'ho vista francamente. Comunque è certamente la canzone che Marco ha scritto per la persona con cui ha passato, penso, dei più belli della sua vita. Ok, la canzone è lì. Giocheranno col tuo cuore, cercheranno le parole,
tutti a posto per ingannare. La notte ti darò il tuo nome sul lungo viale del tramonto. Rispondi solo che è troppo tardi, che la trama non fa per te. Tu si ridresti nel sole, tu vedi tu e capobanda di sogni, io possiamo fare tardi stasera ormai, sotto un cielo stellato di guai. Possiamo fare tardi stasera ormai, sotto un cielo stellato di guai. Mississippi si sa che nella prima parte è tutto tortuoso eccetera eccetera, poi diventa praticamente una pianura con dentro una specie di lago che in realtà è un fiume, c'è il caldo, ci sono le zanzare, e ci può essere questo vecchio bluesman che nella sua povera capanna intona un blues sperando di andarsi in via. Secret in your object, you won't.
in the road yet. You won't find any leader. Close and lock a secret in your object. You won't find any leader. A secret in your object. Ecco, questa faceva parte del primissimo concerto a Portamosa, organizzato tra l'altro, lo voglio citare, da Giovanni Uggeri, che è stato la mente del Jangos, grazie al quale e ai quali noi abbiamo avuto modo di esibirci tre volte, anzi no, forse anche di più veramente, grazie a loro. Allora, insomma, abbastanza provate, poi siamo stati dalla cameretta al palco, così di volte. Allora, nelle canzoni di Marco c'era moltissima America, perché lui l'amava moltissimo, amava l'America di Elvis, di James Dean, quella chiaramente poi di Springsteen, e di conseguenza anche tutto quello che c'era sotto, no? Lui amava molto anche questa figura un po' del borderline, dei cosiddetti perdenti, le persone magari che così vivevano un po' di espedienti. Se avete letto Sulla strada di Kerouac, c'è questo personaggio che è il protagonista di Moriarty, che impersonifica insomma proprio questo beatnik, no? Sì, l'America con tutte le sue contraddizioni, le cose belle, le cose meno belle, le cose discutibili. Perché come lui amava, chiaramente questa America anche politica, un po' strampa se vogliamo, dall'altra parte era anche molto critico sull'aspetto politico, sull'influenza degli Stati Uniti a livello internazionale, poi vabbè, il periodo era quello di Ronald Reagan, figuriamoci cosa penserebbe oggi di Donald Trump, sarebbe interessante sapere il suo pensiero riguardo. E quindi è uscita anche questa canzone, dove ci sono appunto le contraddizioni americane, ma anche l'amore per il rock e per gli americani in sé. Quindi Johnny Star Spangled Banner, sarebbe Johnny Stella Strisce, è una specie di macchetta, l'americano medio, però magari da prendere un po' in giro, uno che spava un sacco di hamburger, dei veliti di Coca-Cola, ma un grosso questo, sono le lagane, sì, però è un uragano. Okay. E quindi Johnny Star Spangled Banner. Just the very best, and your girls do say he's a very fair.
Sono per fare acquisti, passeremo al periodo roulette, che è stato il periodo intermedio quando Marco e Rolando hanno rincontrato un ex compagno di classe di Marco, che è Fabrizio Lonardi, che è diventato il loro bassista, è rimasto l'allora batterista di Phantom Sense, che salutiamo, Cisco. Mentre che si ha lassù, Maurizio Galli, detto Cisco. Sono nati appunto questi roulette che hanno suonato per 4 anni circa. Per ripristinare il sound dei roulette, visto che non potevamo fare tutto in acustico ovviamente per le vostre orecchie, abbiamo bisogno degli Halloween party, che quindi invitiamo adesso sul palco. Cominciamo per l'applauso, perché bisogna essere logistici, visto che lo spazio è poco, da più distante, che può andare a posizionarsi. Do you remember when we said it's gonna be the best?
grande ritorno di Simone Alfini. Ritorno. Allora, Simona, adesso devi pagare il pegno, chiaramente, visto che te ne sei andata per causa di forza maggiore. Raccontaci un po' quando e dove hai conosciuto Marco. Allora, Marco l'ho conosciuto alla cantina di Pre. Quindi stavi già bevendo allora. Stavo bevendo, stavo cantando con altri amici e a un certo punto lui si è unito a noi e a cantare e a suonare. E poi a un certo punto, finita la serata, mi dice: sai, sto mettendo su un gruppo, ti andrebbe di venire a fare la corista? E io ho detto: certo, il problema c'è. Quindi l'impressione è stata, insomma, subito magnetica, immagino. Sì, era coinvolgente, Marco era coinvolgente. Ed era... Si è innamorato della sua voce, letteralmente. Sì, tu avevi già avuto esperienze in rock band? No, è stata la mia prima rock band. Non sapeva esattamente cosa fosse un microfono. Non sapete, è vero, grazie agli Halloween ho anche imparato l'inglese. A usare il microfono. L'inglese non tanto, però a usare il microfono sì. Allora, Simone era la corista degli Halloween Party, chiaramente per causa di forza maggiore, ma devo dire che è stata una bellissima, o meglio, non è stata una sorpresa, si sapeva che era brava a cantare, non si sapeva quanto sarebbe riuscita a portarsi con le corde vocali di Marco, ma ce l'ha fatta egregiamente, per cui oggi è la nostra front woman, insomma. E con lei sentiamo la prima canzone, quindi del periodo Halloween Party. Non è questa? Non è vero. Si è già perso. Stefano, ti ho già dato gioco. Basta birra, Stefano. Basta birra. La birra, basta. Ritorna al periodo roulette, sì. Come si chiama questa canzone? Giving Your Heart. Giving Your Heart. Let you down. Is it just another sweet of sunset and that distant feel of fear? And giving your heart, giving your heart, good reason to live. Dreaming home.
Allora ci lasciamo per un attimo, un quarto d'ora di minuti con Rolando, che dopo ci raggiunge naturalmente per l'ultima parte. Adesso procediamo allora con le canzoni che Marco ha scritto con e per gli Halloween Party, il che, correggetemi se sbaglio, penso sia accaduto dal 90, da che anno è iniziata, va bene? Tardo 89. Tardo 89, erano ancora gli anni 80. Allora, so che tra l'altro lui aveva una curiosa abitudine, giusto Fabrizio? Che ogni tanto amava così, mettervi in difficoltà. Sì, quello che succede stasera. Sì, stavolta è stata lei. Qualcuno, no? Cos'è che faceva Marco per questi frangenti? Marco spesso annunciava una canzone e poi partiva con un'altra e noi dovevamo essere pronti a capire quale canzone lui intendesse fare. Io ho imparato a leggere gli accordi sulla chitarra perché dovevo guardare Marco per capire che accordi facesse, perché poi lui seguiva me e per cui era... Quindi non è mai successo che lui partisse con un pezzo e tutti gli altri con un altro completamente diverso? Mai. Solo il finale di una canzone non siamo mai riusciti a fare perché l'allungava apposta per far sbagliare lui. E per cui non c'è una registrazione perfetta perché è un gioco tra loro due. Maggio era felicissimo insomma di questa cosa. Sì, benissimo. Tra l'altro poi ad ascoltarla me la sono imparata sbagliata. E quindi è rimasta così nel tempo. Allora, la prima canzone che suoniamo si chiama Joke of Time, quindi uno scherzo del tempo, ed è una bella ballata insomma che vi proponiamo. And the moon rose down through the window of my room, leaving this night dream for the echoes of its noon. This is my last chance, and the lady know it well. It's like a slow dance from event to defense. Now let's stop time for a while. Let's not sing a lullaby. It's a real life. When I don't choke of time. Just a word of pretty smile, bring no sound in use. Open door for say goodbye with the whisper of you. Now the moon rise and shine, hear my fear, all my nightmares. All the day from night.
to stay in the corner and listen to your ways. Why you do you want to do here since PNP? Now you clean the tears from your brain. Steal all the fame and all my pain. Capitati a suonare in una casa di riposo per questi poveri anziani che vi hanno visto arrivare, come mai? Come era successo? Era una giornata di sole e ci avevano offerto 400.000 lire, che erano parecchie, e c'era una bellissima festa, ci hanno guardato tutti a mettere sugli strumenti, tutto bello così. Poi al momento del concerto i volontari sono andati via e i signori anziani sono andati in casa di cura, e noi abbiamo deciso se suonare per i soldi o non suonare. Abbiamo deciso di suonare. È stato un concerto surreale perché non c'era nessuno. C'era la Fulvia, forse la Barbara con la Fulvia. Era anche la Barbara. E quindi è stata una prova aperta sostanzialmente. Per cui, con il solito gioco di titoli lanciati, questa canzone l'ha scritta, che ne so, Paul Simon, e poi partiva una sua canzone di Master originale. Abbiamo riscoperto una canzone dei Rolling Stones mai editata prima. Che non conoscono neanche loro, neanche loro, perché era nostra. C'era dentro anche questa Diamonds in the Dust, per caso, in scaletta, all'epoca? All'epoca non era ancora nato. I don't remember. Non fare troppo la memoria. Allora, andiamo allora a sentirci questi diamanti che si sono persi un po' nella punta. Le sbaglio, questa è un'altra canzone che ha a che fare in qualche maniera con Elliot Murphy come ispirazione. Sì, perché c'era il tema dei diamanti, cioè, altro grande amore di Murphy, insomma, grande Elliot James Murphy. Allora, Diamonds in the Dust, ci siamo tutti quanti pronti. Mm-hmm.
catch a falling last. Maybe he doesn't shine. Maybe he doesn't.
Yeah.
bravi voi. Se ve lo facciamo subito. Come on, baby,
Thank you.